Perché il mio computer si è spento e lo stiamo riavviando, ma insomma dovremmo riuscire a fare la proiezione. Io mi chiamo Stefano De Luigi, sono un fotografo e... Io sono Alessandro Serano, sono un fotogiornalista. Lavoriamo tutti e due chi più chi meno con dei progetti sia in strada sia con dei progetti un pochino più a lungo termine. Adesso cerchiamo di fare il canto di partire. Allora, io credo di essere stato invitato qui perché io sono l'autore di un progetto che ho fatto oramai 7 anni fa, nel 2012. È un progetto che ruota intorno all'Odissea, alla storia di Ulisse, ed è un progetto che ho realizzato con due iPhone. Allora, perché gli iPhone e perché quel progetto lì? Mi piacerebbe farvi vedere le immagini che vanno insieme. Vuoi cominciare ma bene? Ti diamo fiato? sto comunque Ah, non sì, cominciare va quindi bene, ok. Sì. Moggio 3, 2019. Tutto minuscolo. Allora, vediamo se... Allora, dicevo, perché l'iPhone e perché quel periodo lì? Sono 30 anni che sono fotografo professionista e intorno alla fine del 2010 era abbastanza chiaro che gli iPhone avrebbero in qualche modo rivoluzionato e il modo di raccontare il mondo e soprattutto la professione in qualche modo. Quindi molti miei colleghi prima di me anche hanno cominciato a usare questo media per raccontare delle guerre, in particolare ricordo un paio di lavori a seguito delle truppe dell'Afghanistan e un altro in Libia, sempre parliamo del 2010-2011. Io non sono un fotografo di guerra, mai stato e mai voluto essere, però sono sempre stato molto attento all'evoluzione del linguaggio, è veramente la mia lingua da sempre, perché so far solo questo. Quindi credo che l'invito qui a parlare con voi è soprattutto per raccontare un po' la genesi di questo lavoro e anche farvi vedere che con gli iPhone. E sono molto contento che c'è Alessandro qui perché ci compensiamo in qualche modo. Io vi farò vedere quello che si chiama un progetto a lungo termine personale che non c'entra molto, anche se in parte c'entra perché poi vedrete come è stato preparato, non c'entra con un'attualità stretta. È un lavoro che è un'odissea, che parla dei luoghi del passato, ma parla anche del contemporaneo.
Spero di non essere troppo noioso, però ho preparato questo intervento proprio cercando di in modo capillare di farvi capire come è nato, perché io poi sono un fotogiornalista fondamentalmente. Quindi l'illuminazione, quello che vedete qua, si chiama Mimmo Cuticchio ed è un puparo, uno degli ultimi grandi pupari siciliani. E nel 2011 a Linosa fece uno spettacolo che si chiamava L'approdo di Ulisse. Ecco, da questo spettacolo io ho tratto l'ispirazione a interpretare e a raccontare l'Odissea, perché cercavo un lavoro, appunto, non essendo un fotografo di guerra, non essendo un fotografo di stretta attualità, cercavo un lavoro che però potesse in qualche modo spiegare che con gli iPhone si possono fare delle cose, anche dei progetti seri a lungo termine. Quindi, vedendo il suo spettacolo, mi è scoccata la scintilla di dire: ok, allora racconterò con il più moderno dei media la più antica, una delle più antiche patrimoni della cultura occidentale, che è stata raccontata per via orale, poi è stata raccontata con dei testi scritti, serie televisive, film, eccetera eccetera. Mi sono messo in testa di raccontarla con due iPhone e sono partito con esclusivamente due di questi, anzi in verità questo è un 3S, quindi parliamo veramente della preistoria degli iPhone. Io avevo un 3S ed un 3. Prima di partire, che cosa ho fatto? Come spesso faccio quando affronto dei progetti a lungo termine, cerco di coprire tutto il dare delle risposte a tutte quelle che potrebbero essere delle eventuali domande: perché l'hai fatto, perché l'hai fatto così, che cosa vuoi raccontare, a chi ti sei, da chi ti sei ispirato, eccetera eccetera. Allora, Mimmo Cuticchio l'abbiamo visto, e ho cominciato a studiare, e questa probabilmente oggi non è più molto in voga, ma questa è un'applicazione che si chiama Ipstamatic. Perché Ipstamatic? Perché in qualche modo Ipstamatic mi concedeva il lusso di ritornare a quello che era una fotografia analogica. Vi spiego perché. Perché Ipstamatic ha delle impostazioni che voi potete scegliere prima di fotografare, e quindi come per le vecchie pellicole, più o meno il discorso è a monte. Cioè, se io uso una Kodak 100 ASA o se uso una Provia 400 ASA, so qual è il risultato in condizioni di luce, eccetera eccetera. Ecco, questo riappropriarsi di un ragionamento analogico in qualche modo mi piaceva come idea. E per andare più veloce, quindi per preparare meglio le condizioni di scatto che volevo restituire durante il viaggio, ho usato anche un'altra applicazione che si chiama Ipstamatch, che è la sorella, diciamo, di Ipstamatic, che semplicemente fa andare molto più veloce. Allora, se vedete in alto ci sono quelli che sono in teoria dei tipi di pellicola, in basso sono dei tipi di pellicola, in alto ci sono degli obiettivi. L'incrocio di questi due algoritmi produce dei risultati che voi potete vedere prima, e quindi ho potuto in qualche modo sperimentare abbastanza velocemente che tipi di coordinate, che tipi di incroci volevo per restituire quello che volevo dire. E mi sono basato soprattutto su tre coordinate. Però l'iPhone è molto di più, no? Che una macchina fotografica e un telefono. È anche una telecamera, è anche un microfono. E questo lavoro avevo deciso di farlo multimediale, quindi di usare al massimo tutte le potenzialità del mezzo, e ho usato questa applicazione che si chiama 8 mm, girando dei mini video di pochi secondi,
scegliendo la modalità bianco e nero perché volevo restituire un po' quel sapore dei primi archeologi che andavano e magari riesumavano dei resti di città antiche, e quindi questa applicazione me lo permetteva perché con appunto il bianco e nero siamo intorno agli anni 20, insomma ai primi passi del cinema, era quello che mi interessava. Ho anche registrato molti suoni con il microfono. E diciamo, risolta la parte tecnica, sono andato un po' a informarmi su quello che doveva essere l'itinerario di questo viaggio, perché come immagino sappiate, diciamo, Ulisse è stato avvistato un po' dappertutto, no? Nel Mediterraneo, ma non solo, addirittura ci sono delle ipotesi che lo vogliono anche nel Baltico. Quindi tra le tante ipotesi che mi sono messo a studiare, ho visto che quella di Victor Bérard, che era un ellenista francese, era quella che mi sembrava più convincente. Perché? Perché Victor Bérard, oltre ad essere un ellenista, era anche un geologo e ha fatto un viaggio all'inizio del Novecento in barca. Qui si vede un po' nella cartina, qui sono le fotografie, l'itinerario del viaggio, cercando di trovare delle coincidenze del paesaggio con i passaggi dell'opera, quindi cercando in qualche modo di confutare un po' la possibilità che quei passi dell'Odissea corrispondessero a quel paesaggio. È un'ipotesi trattante, cioè vale quello che vale, no? Però mi dava un po' un sostegno teorico rispetto a quelli che poi sarebbero stati gli sponsor di questo progetto. Per essere più sicuro, mi sono basato anche sull'esperienza di questo navigatore francese, che anche lui ha fatto lo stesso viaggio di Bérard, cercando di, come dire, di arricchire le note del viaggio, quindi anche, come posso dire, anche confrontandosi su quelle note del viaggio e vedere se quelle note di Bérard fossero effettivamente giuste. Fatto questo, questa è la documentazione che mi sono portato in viaggio, perché l'idea che mi era venuta era anche quella di far leggere dei passaggi dell'Odissea che corrispondevano al luogo e all'episodio dell'Odissea che stavo fotografando in lingua originale alle persone del posto. Quindi parliamo della Turchia, parliamo della Tunisia e parliamo dell'Italia molto, e parliamo della Grecia. Poi ho cercato i soldi, perché come da buon freelance, come tutti, per questo tipo di progetti, e i soldi li ho trovati in un giornale di viaggi, un giornale si chiama Geo, un giornale francese. Vi faccio vedere solo la prima pagina della sinossi, però secondo me è abbastanza importante, perché tutto è partito da là, nel senso che io potevo aver fatto tutte le ricerche che volevo, ma se non ci fosse stata questa sinossi fatta in questo modo, probabilmente il giornale non avrebbe capito fino in fondo, perché parliamo del 2012, quindi non era ancora, come dire, di uso comune proporre un lavoro esclusivamente con l'iPhone a un giornale che fa della fotografia, diciamo, il suo fondo di commercio, per cui era una cosa abbastanza complicata da spiegare. Sono andato molto semplicemente dalla prima pagina, insomma è abbastanza didascalico come concetti, mi sono tenuto il più semplice possibile, ho evitato tutta quella parte tecnico per non complicare troppo la spiegazione, ho semplicemente cercato di mettere insieme alcuni slogan, tipo quello che ho detto prima, la più antica, una delle più antiche patrimoni culturali dell'Occidente, raccontato con il più moderno dei media. Questo di solito al giornale piace molto, fa abbastanza tilt, e quindi hanno deciso di sponsorizzare hanno deciso di dare il budget per il lavoro. E arrivano le fotografie. Ecco, io adesso faccio una rapida carrellata, spiegandovi leggermente solo all'inizio alcune cose. Questa è una fotografia con un tipo di
fatta perché vuole restituire quel sapore di fotografie fatte all'inizio del XX secolo degli scavi archeologici, quindi insomma, è un vignettato un po' seppia, e questo l'ho potuto fare grazie a quell'applicazione di cui parlavo prima. Un altro tipo di tonali, diciamo di atmosfera che ho voluto restituire era quello del Mediterraneo. Quindi per me il Mediterraneo è sempre stato casa, è sempre stato vacanze, quindi l'ho associato sempre ad una, come dire, una sensazione di calore, di benessere, e qui vediamo appunto queste foto che hanno una tonalità abbastanza calda e sul giallo. E poi sono partito quasi 3 mesi senza interruzione. Il mio viaggio parte dal parco archeologico di Troia, che si trova vicino alla città di Kannakale in Turchia. Sono partito all'inizio di marzo e sono arrivato ad Itaca a metà maggio, prendendo tutti i tipi di trasporto possibile. È stato veramente un viaggio molto personale, anche se dove non c'era un vero soggetto, ma il soggetto era appunto un andare e un continuo andare e vieni tra la contemporaneità e il passato, per vedere quello che oggi questi luoghi potevano offrire a un osservatore. E dal punto di vista, perché se ci sono fotografi in sala, è stato un viaggio liberatorio, perché io avevo abbandonato le macchine fotografiche in analogico all'inizio degli anni 2000 per passare al digitale come tutti, e ritornare a fotografare solo con dei telefoni in qualche modo, pur può sembrare paradossale, però mi ha liberato, mi ha ridato di nuovo questa sensazione di invisibilità, appunto anche di poter decidere a priori e non a posteriori quello che volevo fotografare e far vedere. Qui siamo ancora in Turchia, qui passiamo poi alla Grecia. Passaggio, vabbè, ci sono diversi punti, insomma il passaggio tra la Turchia e la Grecia si fa nel nord della Grecia, dove c'era un grande flusso migratorio tra i due paesi. Le persone prendevano il treno ad Alexandropolis nel nord della Grecia per arrivare poi ad Atene in treno. Qui passiamo all'isola dei lotofagi, o lotofagi, i mangiatori di loto, insomma, che è collocata da Berà in Tunisia. Allora, dovete considerare che era veramente una scommessa, nel senso che io non ho mai lavorato con l'iPhone, non ero neanche, a dire la verità, molto molto esperto, e l'idea di partire lasciando le macchine fotografiche a casa, cosa che mi ero imposto di fare perché sennò avrei finito per usarle, all'inizio insomma è stato un po'... mi ha messo un po' nel panico, in verità, perché per esempio i 3S in condizioni di piena luce
non riescono a fare il fuoco sempre. E io pensavo fossero rotti, in verità è solo, quindi telefonate con i miei amici nerd, oddio che sta succedendo, non ti preoccupare, l'app dice che è tutto normale perché in condizioni di estrema luminosità, adesso penso che, non, che abbiano risolto il problema, però appunto io vi racconto di un lavoro vintage in qualche modo oramai, seppur sono passati solo 7 anni, insomma. Allora, mi sono scordato di parlare del terzo assetto, che è, il, che è quello che abbiamo appena passato. Questo qua, che è un assetto che è usato molto per le foto che pensavo fossero contemporanee, cioè quello che è la contemporaneità, avete visto prima le foto dei migranti, avete, insomma ce ne saranno altre in seguito. E lo volevo abbastanza freddo e clinico, quindi ci sono delle dominanti blu, però ho usato diciamo questi 3 assetti in linea di massima, poi ogni tanto è uscita fuori qualche cosa che sul momento pensavo fosse giusta, un fluo data quella specifica situazione, ma ho lavorato diciamo su questi 3 assi proprio per dare comunque una struttura al lavoro e poter anche in qualche modo solidificare, no? Il sempre perché l'hai fatto così. No. Quello che spiegavo prima, esatto, quello che spiegavo prima è questo, che l'utilizzo di questa applicazione Ipstamatic mi dava la possibilità di decidere prima, perché ho fatto comunque delle prove, però mi dava la possibilità di decidere prima e di non dover usare una post-produzione. In questo diciamo è stata una scommessa, ma allo stesso tempo era un po' uno statement, no? Di dire si può utilizzare un mezzo ipertecnologico privilegiando comunque il punto di vista di chi fa le foto, perché adesso forse non c'è più, ma c'era un periodo in cui si shakerava il telefono e si faceva decidere alla macchina che tipo di dominanti eccetera eccetera poter dare alla propria foto. Ecco, questa è la morte della fotografia secondo me. Io non sono assolutamente, cioè tutte queste tecnologie possono solo renderci in qualche modo più liberi di poter creare, se uno le conosce, non le evita, nel senso non è né schiavo, ma cerca di portare acqua al proprio mulino della propria idea, cercando di rendere al massimo le potenzialità che ci sono offerte. E quindi vuol dire studiare un pochettino di tecnica, ma poi decidere con la propria testa quello che fare. E uno dei punti fondamentali è quello che appunto qua non c'è post-produzione, perché c'è una pre-produzione in qualche modo. Qui siamo in Italia, siamo già arrivati in Italia, siamo a Nisida, che è un'isola di fronte a Napoli, dove c'è un carcere minorile abbastanza famoso. Tra l'altro, casualità, i ragazzi del posto avevano appena fatto un progetto che si chiamava Ulisse, che li portava appunto ad imparare ad andare a vela. Poi per farvela breve, insomma, sennò, c'è Stromboli, che è l'isola, la casa di Eolo, il re dei venti, dove Ulisse prende la famosa bisaccia. L'ascesa al vulcano, che è bellissima, ultimamente mi sembra che si sia un po' risvegliato, per cui è impossibile farlo. L'entrata nel regno dei morti, che è collocata a Solfatara, sempre vicino a Napoli, un posto incredibile per chi c'è stato, quasi insomma metafisico.
Le sirene sono invece situate in Calabria, adesso mi sfugge il nome, non è Positano, ma è Polignano. Polistena, esatto. E anche qui un posto abbastanza incredibile. Ora, quello che ho capito è che in verità l'Odissea è anche e soprattutto un libro di istruzioni nautiche per gli antichi, perché appunto questi miti, le sirene, le Scille e Caridi, la stessa Stromboli, che è un faro naturale, sono delle... per esempio in questo posto delle sirene la navigazione è molto difficile a causa delle correnti, come nello stretto di Messina. Qui abbiamo i moderni. Questa è Itaca, vista la baia principale. E vabbè, e si conclude con questa che è la statua di Ulisse nella baia principale di Itaca. Allora, non parte, quindi la faccio partire. Vi ho detto che è un lavoro che si vuole anche multimediale e una volta finito ho parlato con i responsabili della fotografia nel giornale New Yorker, ai quali ho raccontato, come sto facendo con voi, insomma, la storia di questo progetto, e loro hanno deciso di prendere tutto il materiale e di farne un multimedia. Lo faccio vedere dopo, dura 3 minuti. Giungemmo all'isola Ea. Circe ha dei bei capelli, viveva qui. La dea tremanda che parla con voce umana, sorella del crudele Eeta, figlia entrambi del sole, che illumina gli uomini.
e diverse che fu generata da oceani. Dei cimeli, a volte di nuvole e nebbie. Il sole fuggente non illumina mai così raggi, né quando sale verso il cielo stellato, né quando dal cielo ridiscende verso la terra. Una cupa notte imponde su quella gente infelice. Cercandoli le vidi in alto, i piedi e le mani. Sollevati per aria urlavano, gridando il mio nome. Allora, per l'ultima volta, col cuore straziato. Ανάτελα βρίσκονται και όσοι ζουν πίσω μεριά, κατά το σύνθολο στα δυτικά σκοτάδι. Τραχιά είναι αλήθεια η γη της, άλογα δεν τρέχουν εδώ πέρα. Μα κι αν δεν είναι τόσο απλόχωρη, η φτώχεια δεν την ξέρει. Da ultimo, per così fare un report di tutte le declinazioni di questo progetto, questo lavoro è diventato una mostra che è stata esposta direi moltissimo, e qui vi ho portato alcune foto di mostre fatte a Milano, a Parigi e ad Atene. Parte centrale della mostra, quando si poteva fare, era questa cartina che illustra il viaggio e i mezzi di trasporto che sono stati utilizzati. Più o meno, ecco, diciamo, questa era la... Qui siamo a Milano, alla Fondazione delle Stelline.
Qui siamo a Parigi, alla Galleria BETC. Ah, sono tutti in forma di quadrati. E le foto sono con Ipsamatic, vengono dei formati quadrati, che è un po' il mezzo formato, diciamo, il medio formato. Come? Instagram non me lo ricordo, ma mi sa che Instagram non esisteva all'epoca. Nel 2012 non c'era Instagram, però le foto fatte con Ipsamatic erano quadrate. Sì. Sì, si possono stampare, io questo lavoro l'ho potuto stampare massimo, questi formati qua che vedete più grandi sono la stampa è 60-60, ma il formato utile della foto sono 50-50, dopodiché si va con i pixel che... Come? Costruzione vuol dire post-produzione? No, senza post-produzione. Vi ho fatto vedere all'inizio, sai, quella... E poi chiaramente come quando si usa, che ne so, questa è un po' roba antica, però per esempio quando si lavorava in pellicola c'era un procedimento abbastanza divertente che si chiamava il cross processing, che si usava quindi della diapositiva, ma si sviluppava come un negativo colore e si alteravano completamente i colori a seconda anche delle luci, se si lavorava in daylight, se si lavorava in interni. Quindi no, il bello è proprio questo, no? che tutto quello che potevo vedere era già in qualche modo predisposto. Qui siamo a Atene, all'Istituto di Cultura Italiana. Ah, Catania. E penso. Ah. E vabbè, e questo è il libro che è stato fatto molto dopo, è stato fatto 2 anni fa. Io lo considero concluso, anche se stiamo qui a parlarne, ne ho fatti altri dei lavori. Devo dire che questo forse appunto proprio per le sue caratteristiche, perché comunque è un lavoro più facile anche, no? Pittorico, le persone si avvicinano di più e sono più gradevolmente attratte da una foto così, che una foto di paesaggio, che da foto un po' più dure magari. Però il fatto dell'iPhone e delle tecnologie e della storia antica probabilmente è un concetto che ha funzionato bene. Io ho finito, se vi va facciamo tutte le domande alla fine magari, oppure adesso mentre cambiamo i computer. Ok, magari prima delle domande facciamo un intervento, una pubblicazione di servizio. Sì. Prego, grazie per essere venuti. Io volevo ringraziare i nostri relatori perché questo festival si svolge, è un evento gratuito che riusciamo a fare perché c'è una squadra di volontari oltre che Stampa Romana che ci consente di organizzarlo, ma soprattutto perché ci sono relatori come loro due che ci dedicano il loro tempo gratuitamente e con grande passione, e quindi insomma ringraziamo di nuovo. Vi volevamo solo far sapere che è in corso un premio un contest social, cioè alle 18 annunceremo il vincitore, partecipate, quale migliore occasione, premieremo il miglior video, la miglior fotografia, la migliore stories di Instagram, insomma fate voi, che racconta il festival. Noi spingiamo per un video da 1 minuto se volete, o ripeto una foto gallery, quello che riuscite, tra Twitter e o Instagram e o Facebook e o quello che vi va. L'hashtag lo trovate sul badge Mojo Vida Fest, e Emiliano dice un attimo un po' di premi che sono premi che... Sì, assolutamente bellissimi per ogni attività, e se oltre all'hashtag riuscite a mettere anche il tag sarebbe ancora meglio, quindi taggate proprio Mojo Italy, che comunque ha il suo profilo in tutte le... Sì, la classica miocciolina, tutte le piattaforme.
I premi sono dei premi di Jobi, dei cavalletti Jobi, dei microfoni Rode e tante altre comunque belle cose che possono servire a ogni motion, a chiunque insomma ha deciso di cimentarsi in questo. Vi aspettiamo numerosi, come si dice. Grazie a voi. Un corso. Se sei pronto? Ho fatto le domande, io poi. Ok. La copertina, la foto della copertina del libro. Sì. Che effetto è che hai usato? Sembra quasi una. È una foto fatta quasi mezz'ora dopo il tramonto, con un'evidente tempesta che si sta preparando, e la luce. No. No, diciamo, l'effetto pittorico credo che sia dato dal fatto che la luce era molto scarsa e c'è un micro mosso, perché la camera ha registrato, cioè il telefono ha registrato le immagini, ma appunto essendo in condizioni di luce veramente critica ha dato questo effetto di micro mosso. Sì. Quello è un'applicazione che si chiama 8 mm e all'interno dell'applicazione 8 mm si possono scegliere dei quadri anni 70, bianco e nero. Io ho usato 1920, che è appunto quello che dicevo prima, insomma, per restituire un po' questa idea, questo sapore di passato e di. Prego. Benissimo. Buonasera a tutti. Io mi chiamo Alessandro Serano, sono un fotogiornalista e lavoro da ormai quasi 10 anni con un'agenzia italiana medio piccola che si chiama GF, non so se conoscete, se avete mai capito di lavorare. E che collabora con i maggiori sia quotidiani, settimanali, mensili, insomma tutta l'editoria sia italiana che estera, e collabora anche con agenzie partner all'estero. La differenza del mio speech rispetto a quello di Stefano è appunto il lavoro sul campo, il lavoro quotidiano, quello che ci viene chiesto, che mi viene chiesto, ma come penso che mi viene chiesto a voi e ad altri colleghi, tutte le mattine secondo quello che è o un lancio d'agenzia o un approfondimento su una questione, che può essere appunto la questione della migrazione, quindi del tema dell'immigrazione, dei migranti, piuttosto che la prostituzione, piuttosto che, ahimè, il classico caso di cronaca nera cittadino o di rilevanza nazionale. E poi affronteremo un altro tema sempre all'interno di questa giornata, che è quello invece del racconto e dell'utilizzo del cellulare, dello smartphone, iPhone, Samsung, chiamatelo come volete, per dei lavori più a lungo termine o per delle proposte editoriali ricavate all'interno di un servizio. Quindi quando vi troverete, faremo l'esempio appunto di, io ho seguito per diversi anni la storia cubana, quindi la fine dell'embargo a Cuba, il viaggio di Papa Francesco e diverse altre storie, e all'interno del viaggio organizzato per la copertura faccio l'esempio di Papa Francesco, comunque ricavare da quello anche altre storie e magari non raccontarle con la macchina fotografica, ma con un mezzo diverso. E incominciamo dal primo esempio, che è appunto il servizio giornalistico d'attualità. Quindi ci troviamo davanti a una classica richiesta di scusate, una parentesi, dopo ci sarà mi sono dimenticato di dirtelo. Per chi vuole approfondire proprio il tema tecnico, come si scatta una foto, che cos'è l'esposizione, come si utilizza il cellulare, ci sarà una foto walk, quindi usciremo proprio in strada qui a Villa Borghese e faremo un approfondimento, faremo finta di replicare un servizio giornalistico, sono spaccati gli alieni a Villa Borghese, e lavoreremo su,
su proprio come si confeziona dallo scatto al video multimediale con delle foto e fino all'invio poi redazione del pezzo. Tornando al servizio giornalistico, quindi questo è il lavoro di tutti i giorni, la classica chiamata sia solamente fotografica o comunque ti accompagno a un giornalista che va sul posto a raccontare una storia, e in questo caso la storia è la prostituzione a Roma, quindi la piaga della prostituzione sulle vie di Roma, che sono appunto quelle più conosciute, la Salaria, la Gallina, eccetera eccetera. Ma è un servizio che non si può affrontare con la dovuta calma e col dovuto approfondimento, quindi con la macchina fotografica, con il mezzo appunto della macchina fotografica e con il tempo di poter prendere degli accordi, presentarsi alle persone e poterle fotografare. Questo non per scortesia o perché dobbiamo lavorare di nascosto, ma perché i tempi non ce lo concedono, perché quindi può essere che la chiamata, se tutto va bene, arriva alle 6 di sera, quando il giornale è in chiusura, perché è sempre così, quando qualcuno si ricorda che servono le foto e quindi vai a fare le foto di corsa, perché queste foto servono per il pezzo. E quindi che ti inventi per portare comunque un lavoro dietro, visto che abbiamo la fortuna, come diceva Stefano, di avere dei mezzi che non devono essere dei mezzi che ci limitano, ma anzi ci fanno creare, ci rendono creativi, ci rendono il lavoro più semplice e più versatile, senza nulla togliere al lavoro fatto in un determinato bene con la macchina fotografica, con dei ritratti. Quindi si esce sulla strada e si va su una strada dove siamo sicuri di trovare quella realtà che ci interessa, e si incomincia a scattare col telefonino. Io adesso vi farò vedere una carrellata di 5-6 foto fino ad arrivare poi all'articolo confezionato, e per farvi rendere conto che il telefonino, quindi questo mezzo piccolino rispetto alla macchina fotografica, è utile per per ridare un pochettino anche alla fotografia la naturalezza che se tiri su una macchina fotografica con un obiettivo che di peso stiamo intorno ai 6-7 kg e di grandezza sui 50 cm, si perde la spontaneità di quello che si ha davanti, perché la persona dall'altra parte è consapevole di essere fotografata, ti vede, con bisogno di tirare una pietra, questo in questo caso, e tu non porti a casa il servizio. Mentre col cellulare, adottando una metodologia che poi vedremo anche dopo, che è l'utilizzo, che ne so, delle cuffiette perché avete lo scatto remoto, quindi non c'è più bisogno di fare questo per scattare una foto, basta tenere il telefonino in mano o nel taschino, utilizzare l'auricolare delle foto e scattate. Logicamente, vedo che fate delle facce, sì, si può, e logicamente non ci si limita a uno scatto solo, si farà una serie di scatti, si parla con le persone, magari quando si è con la giornalista a fianco che fa delle domande, perché comunque si va insieme, o se si è da soli, in qualche modo se si cerca di interagire con la persona. Alla fine avrete una serie di foto per ogni soggetto che vi danno la possibilità di presentare in redazione un portfolio di circa 10-15 foto, in cui poi il foto editor, secondo l'impaginazione che deve fare, riesce comunque a lavorare e non avere le foto tutte uguali. Rispetto alle foto tutte uguali, e che per fare queste foto non basta soltanto avere un cellulare e una cuffietta, ma bisogna comunque avere una mentalità fotografica, bisogna avere concezione dell'immagine, bisogna capire quello che andiamo poi a cercare nelle foto. In questo caso, visto che erano tutte foto fatte col cellulare, con un mezzo nuovo, comunque non dovevo essere visibile, io ho cercato di avere una serialità sul racconto fotografico. Quindi ho tutte persone in piedi, ho tutte persone sedute, quasi tutte allo stesso modo, perché a livello fotografico, a livello di racconto, regge molto di più una cosa seriale che tante foto di passaggio di persone prese per strada. E vi faccio vedere appunto tutto quello
che ho fatto in questa foto particolare. Ho cercato comunque con i filtri di cercare di omettere il viso e la faccia per una sorta di censura, di privacy, comunque di... erano foto fatte un po' di nascosto, quindi cercando un pochettino di omettere la faccia, quindi queste in particolare sono tutte lavorate con dei filtri di Instagram, e cercando appunto di raccontare quello che è la prostituzione, il paesaggio, tutto quanto, far vedere la persona, ma non per forza farla vedere in faccia, perché a noi non è che ci interessa vedere chi è, ci interessa quello che è il appunto il caso. E appunto qui, come vedete, eravamo su a Santa Palomba, in particolare tutta zona ardeatina, tutte foto scattate comunque dalla macchina, mi ero fatto accompagnare da una persona cara, e questa persona guidava, io avevo la possibilità di neanche scendere dalla macchina per scattare, quindi c'è la consapevolezza, si restituisce un po' di spontaneità a quello che è l'immagine che si trova per strada, e questa cosa viene applicata sia a quello che è la prostituzione, che magari l'estremizzazione della fotografia, ma anche semplicemente a persone che aspettano l'autobus alla fermata, piuttosto che i controllori su un mezzo, su un treno. E questo appunto, come vedete, è l'arrivo delle persone che si portavano le sedie, si incominciavano a posizionare. Qui addirittura eravamo su dentro una pineta, stavamo facendo addirittura una passeggiata, e le persone, insomma, le prostitute non erano proprio curanti del nostro passaggio, cioè proprio come se noi non ci fossimo. E questa cosa, appunto, ve lo ripeto, è proprio il fatto di poter lavorare con uno strumento molto leggero. In questo caso è un secondo, questa foto in particolare, appunto perché poi non conoscendo tutti i posti che sono frequentati, insomma non sono molto pratico di via Ardeatina, cioè mentre la via Salaria, la via Lunga stanno tutte lì, sull'Ardeatina io, cioè di tre lì andare a cercare, insomma. E questa è la stessa foto fatta prima, cioè di lei. Al primo passaggio era così, in piedi, che parlava al telefono, infatti come vedete il paesaggio è lo stesso, c'è quel divieto, c'è quella strada senza uscita, e qui la ritrovate sempre al telefono, la ritrovate però seduta, la ritrovate che insomma era passato del tempo, e comunque è un'altra immagine, quindi ritornare anche sugli stessi punti, però lavorando appunto con una mentalità fotografica, ripassi nello stesso posto e riesci a tirare fuori una foto diversa. Questa era sempre una situazione di persone sedute, perché ho cercato di fare sia persone in piedi che sedute, e qui eravamo davanti alla stazione di Santa Palomba. Sempre stessa cosa, è la stessa persona. È la stessa persona a distanza di mezz'ora, di 40 minuti. Sempre per... cioè, questa è una cosa che sto dicendo a voi, un lettore, quando viene impaginato un lavoro, se non è stato su quel posto, se non conosce bene la zona, cioè riesce magari a capire che possono essere due immagini differenti, cioè, e questo è il servizio che è uscito poi sulla stampa, appunto con tre foto selezionate dal photo editor Nicolas, e quindi, cioè, funziona il fatto di poter lavorare nell'editoria e anche per dei giornali su dei servizi, appunto, su degli assignment di cronaca e di attualità. Sì. Argomento che si presta anche, no, alla falsa definizione, perché la strada
Adesso, guardi, adesso i cellulari di ultimissima generazione, tipo io adesso sto lavorando con un iPhone X Max, hanno la stessa definizione della macchina fotografica che costa 7.000 euro, anzi quelli nuovi addirittura la superano. Quindi no, in passato no, cioè lavorare con un no. Ma come diceva Alessandro, oggi non c'è più differenza, anzi probabilmente alcuni iPhone o smartphone hanno una potenza maggiore. Bisogna pensare sempre ai pixel che escono fuori dalla macchina fotografica, i sensori che stanno all'interno, che generano poi appunto il numero anche di pixel e il tipo di sensore che dà dei colori. Insomma, oggi non c'è più nessuna differenza. Quando ho fatto quel lavoro lì, però considerate che è stato pubblicato da giornali anche importanti come New Yorker, come GEO, proprio giornali che fanno della fotografia, insomma, una presenza importante. Sì. Del quotidiano, quindi. Ah. Sì, però comunque cioè, quello che vi dicevo anche prima è che quando uscite a fare le foto, cioè apposta serve il fotografo, nel senso chi sa che quella foto non la riporta mossa, non la riporta con una scarsità di luce. Infatti dopo parleremo anche di tanti ritrovati per far sì che quella foto venga bene. Anche se è fatta in strada, anche se è fatta velocemente, se è fatta sotto la pioggia alle 6 di sera a novembre col buio, quella foto fatta da un professionista che sa che prima di scattare, cioè non prende il telefonino, prende l'applicazione foto e scatta, ma prende il telefonino, apre l'applicazione, si regola l'esposizione, vede se c'è una fonte di luce vicino, gli gira intorno e cerca qual è oltre l'inquadratura giusta anche la fonte luminosa che restituisce a quella immagine un po' di appunto un po' di luce, un po' di respiro per farla venire bene quella fotoregge. Io infatti non so se vi ricordate tempo fa che c'erano dei manifesti enormi della Apple che pubblicizzavano l'iPhone con delle fotografie, quelle erano fotografie reali scattate dal telefonino, stampate 6 metri per 3, quindi regge parecchio. Ma se puoi scegliere il momento giusto per scattare vengono sì, ma se sì. C'è troppo sole, a me sembrano un po' sovrapposte, però no, queste diciamo che non sono sovrapposte, hanno dei filtri che sono hanno dei filtri che sono state torno indietro. Questa ha un filtro che ha un po' vignettato, ha voluto restituire questa cosa un po' di rubato di foto fatta in strada, simile a quello che è Instagram, simile a quello che è appunto una fotografia da smartphone, perché io comunque quando ho detto sì vado, ho precisato, come per altri servizi fatti all'interno di ospedali, fatti all'interno di posti inaccessibili fotograficamente, ho specificato vado e le faccio col telefono. E sanno che da me hanno un tipo di risultato le fotografie. Non è per togliere niente alla platea, ma c'è proprio un utilizzo del mezzo diverso da chi lo fa tutti i giorni a chi magari sporadicamente si ritrova a fare una fotografia. Quindi non è un po' sovraesposta questa? No, è volutamente sovraesposta. Non lo so, quasi se puoi. Ma non ci vede bene, io mi scuso. No, questa no, non è sovraesposta. No, è tu, non so se magari è il monitor. Però no, ecco, bisogna già uscire con un'idea e anche delle difficoltà che si incontrano per strada. In questo caso appunto qui c'è stato poco tempo, era l'ora a cavallo con l'ora di pranzo e sono stato fortunato con la luce, ma molte volte ti capita appunto, che ne so, l'omicidio di Piscitelli al parco degli acquedotti, che la redazione vuole la foto ancora prima che arrivi e quindi le prime foto fatte col cellulare. Tanto facciamo tutti lo stesso lavoro, purtroppo è così, e quindi le prime foto le fai col cellulare, ma le prime foto quando vai a scattare col cellulare c'hai quei 5-10 secondi in cui almeno io o i miei colleghi che lo fanno si regolano
esposizione, luci e tempi per poter dare una foto che comunque regga. Poi c'è tutto l'altro, tutta l'altra parte che fa perdere qualità alla foto, che è l'invio con WhatsApp. Non si potrebbero, non si dovrebbero mandare foto e video con WhatsApp, perché WhatsApp, quando trasmette la foto, la comprime, quindi fa già perdere di qualità. Quindi quando vedete le foto sgranate sui video, non è colpa del telefono o dell'autore, ma è proprio il mezzo che ha trasmesso quella foto, che per far sì che arriva in 5 secondi comunque la comprime e la riduce a un francobollo. Via mail la potresti mandare, però via mail è un problema il fatto di mandare, perché te ne fa scegliere una, massimo due. Se diventa più di 35 mega ti dice usa mail drop, quindi ti devi registrare. Tutta questa cosa viene ovviata da Telegram, segnatevelo, perché Telegram è un WhatsApp, è come WhatsApp, Telegram manda tutto. Telegram mantiene le proporzioni originali, sia di foto che di video. È un'app, è come WhatsApp. Senza limiti di tempo per il video. Senza limiti di tempo. Mentre WhatsApp... Ma infine, quando parla, un minuto... Te lo manda. Sì. Mentre WhatsApp... Sì. WhatsApp ve lo taglia il video. Non so se ci avete fatto caso. Un video lungo vi fa due tranche da 3 minuti, 5 minuti, non me lo ricordo, sono sincero. Telegram, un video di 10 minuti l'ho mandato ieri sera a lei e lei me l'ha rimandato a me oggi, e viaggia benissimo, ci mette il tempo che ci mette, logicamente stai trasferendo un giga, logicamente se ci vogliono 5 minuti ci mette 5 minuti, però funziona molto meglio e soprattutto non perdete la qualità. Per quello che sono i giornali online va bene anche WhatsApp, per i video, per se fate qualcosa di più elaborato appunto dal punto di vista foto e video insieme, Telegram e video, se no WeTransfer, però WeTransfer poi dovete avvisare la persona, invece con Telegram se la ritrovano subito, c'è un Telegram aperto e sta là, ve lo salvo nella cartellina download. E anche Messenger? Cosa? No, Messenger. Io Messenger è quello di Facebook, immagino, non lo utilizzo, non... No. Telegram manda tutto. Lo usa anche l'ISIS, quindi. Adesso parliamo invece di quello che è il fatto di trovarsi su un servizio di cronaca, quindi di essere stati inviati per un servizio un pochettino più tranquillo, tra virgolette, e poi riuscire comunque a raccontare anche altro. In questo caso si chiama Instagram e Cuba perché era il 2014, io sono stato a Cuba la prima volta nel 2013, nel 2014, sia nel 2013, 2014 e 2015 Cuba non era servita dal servizio internet, non c'era rete per il regime, quindi trovavate rete solamente o nei livelli 5 stelle o vicino ai punti EXA, che sono la nostra team, la nostra Telecom. Quindi potevi comprare una cartellina, grattarla, mettere un codice sul telefonino e pagavi tipo $15 5 minuti di connessione, a meno che non dormivi in qualche albergo appunto 5 stelle. E io dall'inizio della nascita del social network Instagram lo utilizzavo a Roma, lo utilizzavo sbagliando le parole chiave, arrivandoci un po' per volta, non prendendo like e non e magari anche sbagliando i contenuti, perché all'inizio Instagram era tutto sole, cuore, gattini, eccetera eccetera. Esatto, no, era così. Quindi io magari mettendo dietro le quinte del mio lavoro o le mie foto, cioè era proprio una cosa disperata, cioè forse prendevo un like, anche se le foto erano bellissime, erano pubblicate sui giornali, ma nulla. Cuba in particolare, arrivando lì nel 2014, sono stato uno delle prime persone a utilizzare l'hashtag Cuba. Non c'era proprio nulla, cioè Cuba non conosceva Instagram, come non è conosciuto magari adesso in Indonesia, come in alcune parti del mondo non è detto che i social network abbiano lo stesso sviluppo che c'è da noi piuttosto che in America, come noi non conosciamo magari da tanti social network asiatici o americani o sudamericani. Quindi a Cuba mi sono trovato a,
a utilizzare, se vuoi, la foto giusta colorata, l'hashtag giusto, quindi appunto Cuba, e sono stato subito notato dal social network che è impazzito, che dice: come è possibile che questo sta a Cuba e posta foto da Cuba dove non c'è segnale, dove non ci conoscono? E in particolare questa foto, che è una foto normale, una foto molto didascalica, una foto colorata, una foto di una macchina americana che ho incontrato per strada, che non so manco io perché ho scattato, perché ne vedevo tantissime, perché è stata a Cuba, insomma, sa che quello è il traffico di tutti i giorni, traffico normale. Questa foto nel giro di un'ora e mezzo mi ha portato quasi 42.000 like, 42.000 persone che mi seguivano e circa 15.000 like, una cosa che ancora oggi non mi spiego come è stato possibile. E soprattutto proprio la società, sono stato contattato da Instagram, poi vi racconto e faccio vedere gli sviluppi, per essere coinvolto in progetti per loro, appunto, per collaborazioni. Tant'è che poi io ho continuato in questo, visto che questa è stata la mia prima una delle mie prime immagini che ho messo su Instagram, ho pensato che era carino, forse perché anche l'hashtag old car piuttosto che car, i patiti delle macchine antiche, le macchine americane, tutto quello che ti pare, ho cercato di raccontare quello che sono i cosiddetti, in cubano li chiamano almendrones, i taxi collettivi, quelli che fermi per strada e li prendi. E quindi con l'iPhone a tempo perso, proprio così, tra un servizio e l'altro, mentre tornavo in albergo alla casa, io dormivo in una casa particolare, mentre tornavo in albergo o mentre uscivo a cena a bere una cosa, mi sono divertito proprio a raccontare quello che è la vita dei cubani su queste macchine. E niente, e così nei miei 15-20 giorni a Cuba ho tirato fuori un piccolo portfolio, un piccolo lavoro totalmente fatto in iPhone, in questo caso 2014, penso che avevo anche io il 3G, non lo so, il 4 non ce l'ho mai avuto, il 3G penso, sì, quello stesso iPhone che aveva Stefano, e ho cominciato a raccontare appunto quello che sono i taxi collettivi, andando a destra e a sinistra sia per La Habana che per Santiago. E l'errore di ingenuità fatto all'epoca, adesso saprei come farlo girare diversamente, però io quella volta l'ho fatto esclusivamente per prendere like e per utilizzarlo su, per farmi conoscere, per utilizzarlo su Instagram. Anche qui torniamo al fatto che, come il servizio precedente della prostituzione, avendolo fatto con il cellulare, a parte che i cubani sono un popolo speciale, fantastico, quindi anche se trovi quella macchina fotografica, lui rimaneva così. Però il fatto di averlo fatto col cellulare ha portato a queste foto un pochettino più tranquille. C'è l'utilizzo di filtri, c'è l'utilizzo di tutto quello che è appunto sia l'esposizione, la selezione, perché comunque in questa foto in particolare era un sorpasso alla nostra macchina, ma non sorpassa a destra di loro, e logicamente io, avendoli visti che sorpassavano, mi piacevano, avendo dato un occhio dentro alla macchina, c'è tutta una sequenza di questa foto, poi logicamente all'interno di tutta la sequenza è andata a prendere la foto migliore che regge. Domande su questo? E poi c'è la vita di tutti i giorni, appunto, a La Habana. Quello che sono appunto i negozi, quello che insomma, i negozi di abbigliamento, i vestiti.
e questa cosa appunto ha funzionato tantissimo su Instagram. Come vedete, in questo caso i primi telefoni erano con delle telecamere scadenti, infatti vedete il bruciato sopra del faro, c'erano delle limitazioni che adesso hanno corretto. Adesso sicuramente, tornando a distanza quasi di 7-8 anni, insomma cambia totalmente il modo di fotografare. Appunto, la fine dell'embargo era l'arrivo della Coca-Cola alla Havana, che è stato comunque raccontato anche in macchina fotografica, cioè questo qua non è che esclude il fatto che io sia stato alla Havana e ho lavorato solamente col cellulare, però col cellulare ti ha dato la possibilità di farlo conoscere più velocemente, in tutto il mondo, in tutto il network Instagram. Questo è improvvisare uno storytelling, che è il poter raccontare diciamo a tempo perso una storia, che può essere un esercizio da fare durante il vostro tempo libero, durante un viaggio. Io viaggio molto, c'è stato un periodo che ho viaggiato tantissimo in treno, cioè quasi due volte a settimana percorrevo Roma Milano, Milano-Napoli, a destra e a sinistra, e comunque devo un po' a noi, perché c'è quello. E quindi per me il fatto di tenermi sveglio, attivo, perché comunque viaggi con l'attrezzatura, non è che ti puoi addormentare con la macchina fotografica da sopra, insomma, altre cose, ho cominciato a raccontare quello che per me era il viaggio e quello che per me erano le stazioni, i treni, appunto lo stare sui treni, e soprattutto pure come è cambiato il modo di stare sui treni, come è cambiato il modo di fotografare nelle stazioni, cioè è cambiata con l'alta velocità proprio il treno, cioè adesso con Freccia Rossa non ci si parla, non ci si conosce, mentre io mi ricordo viaggi fatti a inizio del 2000, piuttosto negli anni 90, in cui c'erano questi bellissimi scompartimenti dove mi ricordo addirittura si apparecchiava e si mangiava tutti insieme. Quando un Milano Roma ci mette 8 ore, però tenete conto, c'è il tempo per conoscere. E quindi qui è un esercizio che vi consiglio, se volete cominciare a lavorare, a fare qualcosa con lo smartphone, anche a fare tentativi di scatto, di composizione di immagine, quelle che nel vostro tempo libero, tempo di viaggio, perché iniziare appunto a raccontare quello che avete intorno, ed è un buon esercizio. E questo in particolare una selezione di 10 foto su quello che è per me il viaggio in varie stazioni. Sì, magari ho fotografato anche voi davanti a me, non lo vedo, ancora adesso. Logicamente, per arrivare a fare queste foto dovete stare veramente con occhi e orecchie sempre aperte intorno a voi, guardarvi costantemente intorno, perché queste cose accadono, ci sono, ma bisogna saperle vedere e trovare. Sì. Sì. La liberatoria? Ma no, ma questo è un... sono cose che ho fatto io per gioco, cioè non sono pubblicate queste, cioè questo è un esercizio che ho fatto. Logicamente, se uno le dovesse pubblicare, deve innanzitutto chiamare l'ufficio stampa di Trenitalia, che nel giro di 3-4 giorni ti risponde per capire se cosa vuoi e se lo puoi fare, dopodiché ti danno l'ok per andare a farle. Però una volta che sei sul treno decide il capotreno, e oltre al capotreno decide la persona fotografata, quindi non si fanno le foto a meno che non c'è un fatto di cronaca. Lo sciopero, scusate, l'ultimo
non mi ricordo, era prima dell'estate, ci fu un attentato a Firenze, Firenze nello statuto, fecero saltare delle centraline elettriche, c'è stato uno sciopero enorme, uno sciopero, scusate, non so perché ho sciopero in testa, ci fu un disagio e un ritardo di 12 ore sui treni. In quel caso Trenitalia autorizza senza, cioè semplicemente con una telefonata, entrare nelle stazioni, fare foto per diritto di cronaca. Esiste una circolazione. Sì. Ci sono tipo gli scioperi, manifestazioni, fare foto, sì, tu le puoi fare. Sì, però teoricamente non potresti salire su, cioè racconti lo sciopero dalla biglietteria. Però in quel caso esiste una circolare che volevo trovare, si chiama REM90 di Trenitalia. E dopo ce l'ho qua, magari ve la giro se qualcuno la vuole, che è proprio, c'è scritto che in casi di forza maggiore basta avere un tesserino e basta non andare a impiegare uomini e mezzi di Trenitalia, scusate, puoi fare quello che vuoi, puoi fotografare, fare interviste alle persone, non al personale, quindi in quei casi si può scattare e si può pubblicare. Ma io le pubblicherei, sì, cioè nel senso, una volta non si chiedeva la liberatoria, Berengo Gardini ne faceva le foto, Udek ha fotografato chiunque piuttosto che Robert Frank, non ci si è mai posti il problema della liberatoria. Tutto sta al buon senso, sta a non prendere atteggiamenti magari intimi, non andare a ledere, sì, quello che è. Poi si apre un mondo sul diritto di privacy, è successo ultimamente al Tour de France, quello è passato in un elicottero, ha inquadrato due persone sulla spiaggia, non mi ricordo, sulla Costa Azzurra, erano una coppia d'amanti, è uscito fuori il caso che in diretta televisiva. E al Giro di Spagna l'elicottero ha fotografato la marijuana sul balcone, sul terrazzo. Esatto. Quindi, però succede. Come? Google Maps, quando iniziò, no, che fotografavi vedevi le piazze, eccetera, in realtà si vedevano anche alcuni limiti. Sì, poi sono stati. Poi in realtà dopo qualche anno ne hanno dovuto sì. Fare tutti. Sì. Anche lì, se io mi trovo in una certa piazza, anche se non sto facendo nulla, però tu non hai diritto di rimandare. Allora, Google la non, mia però... immagine, metti che io lì sto con una persona. Con la quale non dovrei stare, sì. È stato scurato, poi no? Okay. I viti sono allora quello che è fotografato in pubblico all'aria aperta non ha bisogno di avere firma del nuovo GDPR, tutto quello che è interno dentro un treno, dentro un locale ha bisogno dell'autorizzazione, non è una stupidaggine, perché poi chi pubblica quelle cose viene multato del 3-4% del proprio fatturato annuo, che per una persona che fa il consulente con un'azienda piccola o grande è un grande danno. Quindi purtroppo il GDPR è la persona fotografata che viene multata? O il fotografo? Ma quindi anche, non so, cinema, bar, ristoranti, luoghi pubblici è considerato comunque un privato. Poi dipende sempre perché tu entri in quel bar, perché se c'è un evento, dipende sempre perché tu entri in quel bar, perché se c'è un evento, cioè io non... Che io ho lavorato tantissimo in tanti posti chiusi, non c'è mai avuto una denuncia. Sì, questo l'ho capito, però cioè, dipende tu perché vai in quel bar a fare le foto. Vabbè, c'è l'evento della CEA con il presidente del Consiglio Conte, c'è, sta lì, c'è penso che si possa escludere con me. No, no, io ti credo, però capisci. Pagato dalle persone che entrano all'interno devono
rimane la liberatoria, se no poi anche se c'è il ponte che ha fatto la sua cosa pubblica. Quindi lo stadio olimpico sarebbe la stessa cosa, un evento privato, cioè due società sportive che giocano a pallone e i tifosi non potresti fotografarli. Quindi tutti i giovani tutti i giovani entrati in piazza ieri dovrebbero aver firmato liberatoria. No, quella è una manifestazione però. Appunto, no, credo che ci sia comunque. Allora, c'è la cattiva fede di chi magari intenta un processo per farsi un po' di soldi, e quello purtroppo lo sappiamo, cioè esiste. Credo che però poi andando a processo c'è anche un buon senso. Se c'è una visita del presidente Conte in un che ne so, qui a Piazza Santa Maria Cucina, una pizzeria, e ci sono dei fotografi che fanno il loro lavoro, e in questa pizzeria vengono fotografate anche delle persone che sono in quel momento, insomma è un diritto di cronaca che dovrebbe in qualche modo essere rispettato. Io personalmente non ho mai domandato, ma mi rendo conto di appartenere a un altro mondo, non ho mai domandato una liberatoria, e ho fatto tantissime foto per strada, dentro, fuori, e questo mondo è evoluto e non esiste più. Mi ne rendo conto perché sembra proprio essere uno dei grandi problemi di chi pratica adesso il fotogiornalismo, no? E molto spesso si alzano le mani e dice: ma la liberatoria come facevi? Come facevo? Non facevo e non faccio tuttora, però mi rendo conto che è un problema vero, perché ci sono molte persone che vogliono farsi dei soldi con facilmente. È un po' la morte della fotografia, diciamo la verità. La morte del giornalismo. E almeno una grossa, sì, una grossa osservazione al giornalismo. Sì, io penso a livello commerciale, cioè nel senso, cioè se viene utilizzata a livello editoriale una notizia, un conto, se questa foto fatta sul treno la vendo per una pubblicità e un altro, cioè se io qua devo fare pubblicità del vestito del tipo e viene pubblicata a Roma, se è diffamatoria perché la usa Salvini per qualsiasi motivo, è un conto. Se a parte queste sono rimaste sempre nel mio cassetto, cioè non sono mai state pubblicate. Purtroppo c'è anche questa cosa che, se ti interrompo, ma pensavo alla foto di Massimo Sestini, non so se avete presente la foto dall'alto del barcone, che è stata utilizzata dal sindaco di Trieste forse, o dal presidente della regione Friuli Venezia Giulia, capovolgendo completamente il senso della foto. Sestini gli ha fatto causa, la foto è stata ritirata, tanti applausi a Sestini. C'è questo pericolo anche, è vero, che è non sempre noi fotografi controlliamo il flusso e la destinazione finale, ci sono le didascalie. Io ho avuto un solo processo in vita mia, non per colpa mia, ma per colpa della didascalia completamente cambiata, messa e pubblicata dal giornale. Il giornale ha perso, il fotografo si è salvato la sua pelle. Però ci sono tante varianti incontrollate. Se ti dico la verità, credo che io vivo in Francia, dove questo problema è ancora più forte. Si è arrivati a dei paradossi di attaccare, di chiedere, attaccare in giustizia un fotografo perché è stato fotografato l'albero di un giardino. Quindi non parliamo più neanche di persone, ma dall'esterno, dalla strada. Liberazione ha pubblicato questa foto, ha perso la persona che ha intentato il processo, però per dire fino a dove poi la voglia di fare dei soldi con un artificio, perché poi... Questo ha generato una fotografia piatta in Francia, nei giornali non ci sono più foto d'attualità vere, se non quelle dei politici, dove insomma. Poi un'altra cosa rispetto al flusso è che io lavoro
quasi per l'80-70% con il quotidiano La Repubblica, e La Repubblica oltre al cartaceo all'online, quindi quando fanno le gallerie quella foto tasto destro la salvi e la riutilizzi dove vuoi, cioè non c'è la possibilità di non salvarti e di non riutilizzare quella foto. Però la puoi mandare a Google foto di loro. Sì, noi ritroviamo assolutamente foto, ma non riprese dal giornale di quartiere, riprese dal Corriere della Sera, riprese da. In questo caso entra l'ufficio che. In questo caso finché puoi entra l'ufficio, l'agenzia che telefona, si mette d'accordo, gli dice quello che è, insomma. E in molti altri casi, se sono blog, se sono appunto, se è casa pound, la rimane, o fai la richiesta a Facebook, togli la foto una volta ogni 10 minuti, perché se no adesso per fortuna hanno tolto Casa Pound e Forza Nuova dai social media, se no niente, rimane là, sta lì. No, è assurdo, lo so, però è la guida. Scusa, ma questo le foto possono. No, sui diritti d'autore abbiamo perso parecchio. E dicevo, allora, su Google la foto viene completamente cancellata e rimossa. Non è vero che devi farlo ogni 10 minuti, c'è un qualche meccanismo che loro usano, lo so perché io l'ho fatto con una mia foto. Stavo a una manifestazione pubblica e dietro c'era una macchina e hanno messo questa foto. Dato che io sono indicizzata per motivi miei di lavoro, a me compariva la macchina accanto, allora ho detto scusate, io non ho fatto pubblicità, e Google l'ha tolta e quella foto è proprio scomparsa del tutto. Cioè, sì, Google è un motore di ricerca, però c'è la pagina Casa Pound Italia che rilancia la foto su Casa Pound Macerata, che la gira a Casa Pound la Dispoli e arriva su Casa Pound Reggio Calabria. Il sistema, guarda, è come le foto che hanno la firmina del fotografo dentro, c'è un modo di bloccare completamente. No, guarda, ti assicuro, sono anni che ci sbattiamo la testa dietro, ti assicuro che quando una foto diventa virale diventa. La togli magari 5 minuti su quello di La Dispoli, ma ti esce dopo un quarto d'ora su quello di La Repubblica. Per esempio, proprio banale è questo. Cioè, me ne sono capitate tante di mie foto che sono diventate virali. Su Google, tu hai scritto a Google? Io ho scritto alle persone che gestiscono la pagina. Ho scritto. Sì, ma Google non c'entra niente. Google non c'entra nulla con questo. Google è un contenitore. Devi scrivere al sito, al provider, alla persona che gestisce quel sito. In questo caso è Facebook. In questo caso, se esce su Mozzarella Francia, devi scrivere a Mozzarella Francia. Non c'entra niente Google. Allora, io ho fatto Google. È stato fortunato. No, perché è inutile. No, è inutile. Cioè, con i blog è inutile fare causa. Cioè, non. È proprio una battaglia persa. Ma no, perché non arrivi, non c'è, cioè uno che si apre una pagina e ti ruba una foto. Sì, però potresti chiedere i diritti d'autore. Certo che potrei chiedere i diritti d'autore, ma se quello che mi ha rubato la foto è l'estetista di Forte Bravetta, cioè che gli dici? Ti dice scusa, non lo sapevo. Sì. Credo perché esistono degli uffici che si occupino di questo, degli uffici internazionali, non so quali percentuali, non so, ma ci sono degli uffici legali appositi, solo che secondo me, a meno che non sia un'immagine veramente virale, non vale la pena, nel senso che andare a domandare $10 a un sito cinese perché ha preso la tua foto, a volte domandano anche. Sì. In due punti, il colui che acquista la fotografia, che tu sei fotografo, la vendi al giornale. Diritto di riproduzione. Esatto, vabbè, adesso lavoro nell'editoria, quindi io non come la gestiamo, e poi comunque ti assiste il diritto del fotografo, il quale la vende a un giornale, a un editore, permane il diritto del fotografo. Colui che la pubblica perché l'ha comprata, colui che l'ha prodotta, che detiene probabilmente i diritti d'autore perché può rivenderla ad altri, certo, che ne acquistano l'autorizzazione a pubblicarla. Anzi, dirò che per quello che riguarda i monumenti pubblici, io in particolare lavoro nei beni culturali e quindi sto attenta. Addirittura
pubblicare, ma è sempre sono sempre più restrittive, pubblicare una foto all'interno del quale c'è un monumento culturale potrebbe implicare di dover avere l'autorizzazione dell'ente, delle soprintendenze, culturali di quel monumento che è rappresentato nella foto. Noi come editori nella fattispecie siamo molto attenti, probabilmente questo è l'editoria sta molto attenta a questa. Il blogger cinese meno. Esatto. Ma poi soprattutto un altro problema è quello che viene, cioè è molto facile attaccare o comunque andare a pretendere qualcosa da un professionista, in questo caso Stefano, me e voi. Ma quando lo stesso bene monumentale, tipo il Colosseo, si crea la sua pagina Instagram e fa fotografare il Colosseo ai turisti, ai turisti, e quelle foto, stando su Instagram, le può scaricare ugualmente il blogger cinese e utilizzarle? No, attenzione, io... la finalità è quella commerciale. Oggi, come sapete, sì, nei beni culturali è stato sbloccato questo fatto. Chiunque può andare a un museo, chiunque può fotografare un monumento, basta che non me ne sia un diritto commerciale. Scusami, ma è il problema di... Io lavoro in sovrintendenza, tecnicamente il problema è se interno o esterno. Gli esterni possono essere fotografati anche di monumenti, anche a scopo di lucro, liberamente dal 39. Gli interni sono stati sregolati da Franceschini e quindi non devi più pagare i diritti interni, devi solamente avere un'autorizzazione. Interni è una cosa, esterni è un'altra. È chiaro, quindi gli esterni li puoi fotografare liberamente, puoi fare un libro, tant'è vero che è pieno di libri sulle vedute di Roma, d'Italia, Londra, New York, Parigi. Gli interni dei musei devi chiedere un'autorizzazione, prima pagavi 30-40 euro a foto, adesso non paghi più, grazie a Franceschini. Questa è proprio tecnica di... Benissimo. No, io semplicemente guardando la questione da un altro angolo culturale, mi sembra un dibattito molto interessante, però forse un po' obsoleto e desueto, nel senso che la tendenza per tutti i creativi, per tutti i contenuti creativi, non è quella di chiudersi dietro battaglie legali o chiudersi dietro al copyright, ma è l'opposto. Cioè ora ci stiamo tutti aprendo, perché invece di ingaggiare battaglie legali su battaglie legali di copyright, vai a dialogare con chi ti ruba il tuo materiale per il fotocredit, e anche quello potrebbe creare un effetto positivo. Siamo in un momento in cui il flusso è aperto. Ora che vogliamo chiudere i cancelli, possiamo chiudere quanto vogliamo, ma la direzione è aperta. No, ma noi più o meno siamo d'accordo con te su quasi sul 99% delle cose, rimane un 1%. Comunque sono d'accordo con te sull'aprirsi, no? È una battaglia persa comunque, e poi non è nella filosofia proprio dei tempi, salvo quando le tue immagini sono utilizzate per uno scopo esattamente opposto, antitetico del tuo. Allora scusami, ma lì io ridivento possessore dei miei diritti di autore. Prendiamo questa immagine, la distorciamo e mettiamo invasione italiana. Esatto. Questo no. Su quello credo che bisognerebbe proprio tracciare una linea rossa. Sul resto sono abbastanza d'accordo con te. Rimane il grande punto interrogativo di come viveranno gli autori, perché però come per la musica, come per il cinema, come per generare il lavoro per te, no? La diffusione della tua immagine, sì. Non incontrare, no, tant'è vero che appunto parlando di blogger cinesi o altri, ci sono quelli che sono più educati, che domandano prima, chiedono, certo, e tranquillamente, altri non pensano necessario, proprio perché probabilmente no, che viviamo nell'epoca della condivisione, va bene lo stesso, anche perché io pagare uno studio legale per dar la carta è veramente antistorico in qualche modo, oramai anacronistico anche, se vogliamo. No, sì, la riflessione è piuttosto quella. Sì. Come puoi, diciamo, campare. Tutto il materiale creativo in un'epoca in cui esiste il creative commons, ok? Questo è un attimo, forse il dilemma è la direzione della discussione. Allora,
Voi forse... aspetta, c'è un attimo lui, sentiamo... No, in realtà perché, cioè, lei ha ragione, ma in realtà è perché siamo passati da, da un campo del virtuoso... Sì, siamo arrivati poi su un'altra cosa, cioè... ...del fotografo, e avevo una nota, una domanda su questo, perché mi è capitato, in diversi viaggi che ho fatto, appunto, di scontrarmi con aspetti culturali diversi rispetto a questo, ovviamente, magari quando tu eri... fotografando le prostitute sapevi già che era una cosa, una missione da rubare, esatto, per forza avessi potuto fare le foto, però rispetto a Cuba, dove le persone anche con la bambina in braccio si lasciavano fotografare, che sia stata al telefono o la macchina fotografica, mi sono ritrovato in, ad esempio, con Imba in Africa o anche in Perù, dove sono talmente abituati i turisti che arrivano che non si lasciano più fotografare anche con un zoom, senza che tu abbia almeno chiesto gentilmente in alcuni casi, sì, quella poi è l'invasione turistica, però, perché io adesso sono stato a marzo in Indonesia a fare un lavoro per il venerdì, un lavoro sul post tsunami, e tutte le persone che ho incontrato, cioè, almeno in Asia non mi è mai capitato questo, ma come non mi è capitato in Brasile, come non lo so, o sono i luoghi che sono diventati altamente turistici e con l'avvento di Instagram e tutti quanti vanno nello stesso posto a fare la stessa foto, allo stesso contadino che la mattina alle 5 va a raccogliere Instagram, non ne può più, ma avviene questo, cioè è assurdo, ma avviene questo, piuttosto che andare a raccontare una storia vera, perché se vai in una spiaggia del villaggio indonesiano in cui un tsunami si è portato via tutti, sono tutti ben lieti di accoglierti, di farti conoscere la loro storia, e ti offrono pure il pranzo. A me poi la vera differenza è proprio quella. Io ho trovato gente che non c'aveva più niente, che mi ha detto vieni, abbiamo preso i pesci, ti cucini i pesci. Quando allora è vero che esistono dei paesi più facili e dei paesi più difficili. Cuba, per esempio, è un paese molto più facile dell'Etiopia, che è un paese molto difficile per certi versi, e così via. Quindi è un po' anche nel nostro lavoro poi sapere dove andiamo a mettere i piedi, se è un paese relativamente friendly con i fotografi o meno. E poi c'è l'altro motivo, quello per cui uno viaggia, per raccontare delle storie, per cui è quella la vera differenza con il turista, no? Che magari... Allora, lo dico senza astio, senza, perché la diffusione degli smartphone in qualche modo ha aiutato in modo spettacolare a alfabetizzare intere generazioni alla fotografia. Cioè io quando ho cominciato a fotografare c'era un negozio che vendeva libri di fotografia, appunto, a Roma. Quindi se immagino questo tempo, è proprio, cioè, oggi posso parlare della fotografia con un numero di persone che è decuplicato, insomma. Quindi questo va bene. Rimane la differenza di essere dei professionisti che hanno comunque come missione la testimonianza. E quello secondo me è la grande differenza, una differenza d'approccio. Prima l'abbiamo visto, insomma, l'ha spiegato Alessandro come si prepara anche professionalmente un lavoro che sembra in qualche modo risolvibile in mezza giornata, ma c'è un lavoro a monte che è quello del professionista, insomma, del fotografo che sa come poter almeno cercare di raccontare delle storie. Cioè io l'ho fatto comunque come, certo, una vera missione, non come turista. Comunque ti confermo che ci sono dei paesi che sono più complicati appena alzi la macchina. Ma guarda, tra la Francia e gli Stati Uniti, per esempio, è la stessa identica cosa. In Francia, se alzi la macchina, la gente ti guarda subito di traverso. Negli Stati Uniti, ma è proprio il paese della televisione, ma sono contenti, ridono, scherzano. È spettacolare, penso che sia anche molto culturale, no? come cosa lo sai e ti preparavi prima, però penso stia diventando sempre più difficile proprio perché la fotografia è così diffusa e loro si chiedono ma tu questo, cosa ci vai a fare con la mia foto, io magari non la vedrò mai, quindi a volte effettivamente il dialogo già interessa, però Ma io con le persone ci parlo, quella foto non la vedrò mai, e dammi la mail o il tuo numero di telefono, te la mando. Cioè, quello funziona sempre.
Promesse da fotografo, però. Promesse da fotografo, ma con WhatsApp la rifai subito con un telefonino di Radai, quindi è quella buona magari della chiesa. Comunque, andando avanti col lavoro e l'esercizio, appunto, questo è quello che era il provare di, appunto, di raccontare un lavoro. Logicamente, adesso vedete le foto in bianco e nero, potreste dare una continuità al vostro lavoro, però quello che vi consiglio è di fare o un lavoro totalmente a colori o totalmente in bianco e nero. Non mischiate mai delle immagini a colori e delle immagini in bianco e nero, perché non funziona, perché non va bene e perché il fatto di poter scattare in bianco e nero vi mette alla prova di pensare delle immagini diverse, delle condizioni di luce diverse, e fa sì appunto che magari date un taglio diverso alla storia. E questo è lo stesso, il tentativo di fare lo stesso lavoro a tempo perso in bianco e nero. Questo è un libro che vi consiglio di vedere, è un libro che, a cui mi sono ispirato, di tre grandi fotografi, come vedete i titoli, da Beremo Gardin e Paolo Kesciana, ed è un lavoro commissionato appunto dall'ex Ferrovie dello Stato, adesso Trenitalia, che hanno dato l'opportunità di girare l'Italia in treno e raccontare quello che erano appunto le ferrovie. Era molto attuale all'epoca, molto bello adesso per ricordarsi appunto come era sia fotografare e sia come era vivere le stazioni, vivere i viaggi. L'ultimo è appunto è questo: realizzare un reportage con lo smartphone, e mi attacco anche alla tua domanda appunto dei popoli. Io sono anni che vado in Romania per raccontare la Pasqua ortodossa, accompagno anche delle classi di studenti a raccontare questa festa molto bella e molto sentita. E sto cercando di raccontare tutto quello che è appunto quello che sono i riti ortodossi. Tra questi riti c'è appunto il matrimonio, il battesimo, c'è la Pasqua, il Natale, e purtroppo mi è capitato di fotografare anche un funerale, e la scelta appunto del funerale l'ho fatta lavorando con lo smartphone, proprio per rispettare sia il silenzio e il dolore della famiglia, che per risultare meno presente all'interno della cerimonia stessa. E queste sono le foto. Sì, avevo dei legami con questa famiglia ho chiesto l'opportunità di poter raccontare questa parte, facendo la scelta appunto di non essere invasivo, di non raccontarla con la macchina fotografica. La macchina fotografica, oltre alla grandezza, quindi lo strumento, fa anche rumore, e quindi durante tutta una cerimonia molto sentita. Sì, io ho una Nikon molto molto rumorosa, quindi... La Sony, non sai che c'è? La Sony parla della... La Sony ogni tanto, quando togli il rumore, può creare delle bande... Attenzione alla Sony, senza... Io in questo caso ho lavorato con l'iPhone, con un iPhone di ultima generazione, ho raccontato l'ultimo giorno di questa persona. Post, ma i filtri di Insta, cioè io non le lavoro molto le foto. Diciamo che io, quando vado a scattare una foto, mi imposto il telefonino proprio su quello che è la luce attuale, quindi mi regolo proprio l'esposizione, mi regolo con l'iPhone. Basta tenere il foco su una parte, con l'iPhone, e poi faccio dei minimi cambiamenti. Con lo smartphone, con la qualità, con il passo,
io parlo per gli iPhone perché ho sempre utilizzato l'iPhone. Purtroppo, però so che per esempio però penso Galaxy... che Samsung Galaxy di ultimissima generazione uguale al... cioè io dico iPhone per certe cose è anche più performante, per certe cose è pure più performante, per i video in particolare la qualità è più alta, anche se oramai anche con certe applicazioni dell'iPhone puoi fare dei video in 4K, però telecamere, gli obiettivi, le lenti, i gruppi lenti dentro, col Galaxy in particolare la qualità è molto molto alta, quindi sì, parliamo di iPhone ma in verità parliamo di smartphone, costano più o meno tutti, sì, costano poi alla fine tutti uguali, infatti bisognerebbe averne uno per ogni marca perché magari qualcuno è più performante la notte. L'iPhone non è per niente performante col buio, cioè proprio non mentre magari il Galaxy, sì, adesso è uscito quello nuovo che dicono che ha tre lenti apposta perché una è notturna, non l'ho provato, non lo so come, non ho manco visto dei file, è uscito neanche da due settimane, e quindi oltre allo strumento qua c'è proprio l'impostazione di realizzare il reportage, quindi con tutti i canoni del reportage che è appunto il soggetto, dove siamo, chi è, come lo raccontiamo, magari il primo piano di una persona, e fino alla conclusione proprio cronologica di quello che è il funerale. Senti, sì? Utilizzi delle app particolari per fare modifiche, montaggi? Allora, per quello che riguarda la post-produzione delle foto, no, mi imposto il telefonino prima, secondo quella che è la condizione di luce. Poi se una foto la metto su Instagram posso dare una tonalità più o meno particolare con i filtri di Instagram, e se no non utilizzo niente. No, per il montaggio, vabbè, uso, se devo montare un file video, dopo faccio vedere un video che ho fatto, ho utilizzato iMovie, che è quello che mi dà il cellulare. Io, a me capita di utilizzare Photoshop, un'applicazione che si chiama Photoshop. Come? Io quelle applicazioni le uso più da remoto, quindi da computer, quindi se vado a fare un servizio con la macchina fotografica, con un certo tipo di file che mi servono, sì, li post-produco in Camera Raw, faccio tutto un altro tipo di lavoro. Col cellulare mi limito a sapere inquadrare, a sapere esporre, a modificare un pochettino i livelli con quello che mi danno di base loro e basta. Perché prima è stato parlato di Ipstamatic. Ipstamatic, sì, sul suo lavoro, sì, è un'app che... Ipstamatic era sul lavoro di prima, che... Non so neanche se esiste ancora Ipstamatic. Sì, c'è ancora. Ti volevo chiedere, hai parlato prima di 8 mm. Sì. 8 mm, che sono andato a cercarlo in App Store. C'è più di una versione, c'è 8 con scritto MM. 8 mm 8 mm 360 8 mm 8 mm 8 al numero mm. Grazie. Bueno. Hai parlato prima di regolazioni manuali, domanda tecnica molto banale, ritieni insufficiente l'applicazione di sistema, io mi riferisco all'Android ultima versione, o è consigliabile usare altre app? Io lavoro con quella di sistema, quindi apro la fotocamera, mi imposto la messa a fuoco dove mi serve, regolo l'esposimetro e scatto. Poi il ritaglio e eventualmente qualche correzione, se la metto su Instagram lavoro con Instagram, con i filtri proprio di base di Instagram. E se no mi regolo appunto, cioè ho qualcosa in più ma la uso raramente, proprio l'esposimetro, quello analogo, il vecchio esposimetro. C'è un'applicazione che vi dà modalità di scatto, luce e tempo, si chiama, ora ve lo dico, c'è proprio l'esposimetro, sì, un attimo, si chiama esposimetro, ed è questa qua, voi inquadrate, mettete gli ISO, i tempi, e vi dice quanto scattare. Io utilizzo LL Pro, che è molto dettagliata. Sì, ma io lavorando proprio con i sistemi di base del cellulare non scarico tante applicazioni.
perché poi magari se è una foto che è particolarmente venuta bene, che mi serve perché sto proprio raccontando qualcosa, me la porto sul computer e me la lavoro in camera RAW, quindi quando vado con calma, perché molte volte appunto l'utilizzo del cellulare anche su dei servizi molto rapidi, quindi a quel punto neanche la lavori, la mandi subito in redazione. In questo caso hai il tempo di farlo, te le fai con calma, con appunto Instagram, piuttosto che poi rimane meno preciso il lavoro sul cellulare, rimane meno preciso che quello che hai fatto sul computer, cioè. Qua utilizzavo un iPhone 6. E questo niente, questo è un lavoro appunto che vi dà la prova che si può raccontare anche un progetto, si può raccontare una storia con l'iPhone, con lo smartphone, e può essere anche presentata a dei concorsi, può essere insomma utilizzata per diversi fini, non soltanto quello editoriale, anche proprio come concorso fotografico. Ecco, tornando, facendo un passo indietro, quando vi ho detto che ero a Cuba e che Instagram mi ha contattato appunto per svolgere dei progetti insieme, quello che mi è stato proposto è stato una giornata in collaborazione con la Presidenza della Repubblica per un racconto su quello che è il Quirinale, perché il Quirinale, il Palazzo del Quirinale, in quel periodo si era aperta la pagina Instagram, e quindi fecero con degli Instagrammer più o meno famosi, con degli influencer, una giornata che si chiama appunto Empty Quirinale. Se voi cercate l'hashtag Empty Quirinale su Instagram trovate le foto di ormai 4-5 anni fa, fatte da me e da altri colleghi, che appunto sono servite per lanciare la pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica. In quel caso proprio Instagram ci ha portato nel Palazzo del Quirinale, che insieme ai corazzieri, insieme al personale della sicurezza, ha detto per una giornata questo palazzo è il vostro, fotografate tutto quello che volete e potete andare ovunque. Questa è la mia pagina Instagram, che vi consiglio poi, se volete, di seguire e di vedere quello che faccio, che è Alessandro Serrano tutto attaccato. A destra c'è la pagina del Quirinale, in cui vi consiglio appunto di cercare la parola, l'hashtag, perché adesso avanti non le troverete queste foto, troverete le ultime foto degli impegni di Mattarella di ieri, di oggi, ma andando a ritroso nel tempo e tornando indietro, cercando proprio la parola Empty Quirinale, troverete le foto scattate all'interno del palazzo. Empty Quirinale, riempi il Quirinale. Era una giornata per scattare foto al palazzo, alla vita di tutti i giorni dentro, alle cucine, ai cuochi, piuttosto che alle scuderie con i cavalli, insomma, tutto è stato una cosa, un progetto molto molto interessante e divertente. E, poi un'altra cosa,
sono stato incaricato dalla questura di Roma anche dell'apertura della loro pagina. E in questo caso vi faccio notare la differenza che c'è tra la pagina di destra, cioè questa in cui vedete il cavallo, e la pagina di sinistra in cui vedete il cavallo bianco. La pagina di destra sono foto fatte da un professionista, in questo caso ero io, quindi c'era una, non tutte, fino alla foto in cui arriva Gabrielli o poco sopra, insomma sono tutte foto pensate, organizzate e realizzate con una certa, con un certo metodo. Quando poi il social network viene lasciato in mano all'azienda o comunque all'ente, in questo caso la Polizia di Stato, c'è proprio il crollo, perché comunque non c'è la passione, non c'è, in questo caso non c'è personale se non quello che ci si ritrova per turno a dover caricare le foto, e quindi si arriva all'esatto contrario. Quindi se avete intenzione di far gestire una pagina Instagram, fatelo fare almeno i contenuti da persone che sanno che cos'è appunto la fotografia e come si utilizza e come funziona. E perché sulla pagina della questura, poi adesso non ce l'ho qui, non so se meno, no, non ce l'ho, sono arrivate addirittura, cioè buona domenica a tutti, buon pranzo con la foto dell'amaro del poliziotto, a questi livelli. Potrete andare sulla pagina Questura di Roma, scorrere e troverete queste cose assurde, che vanno oltre poi quello che è l'intento di poter raccontare quello che fa in questo caso l'ente Polizia di Stato nella città di Roma. E basta, io ho finito, vi faccio vedere l'ultima cosa, questi sono i miei contatti comunque appunto su Instagram, Alessandro Serrano tutto attaccato, e la mail è alessandros@email.com se avete bisogno di slide, se avete bisogno di qualsiasi cosa. Me la lascio un attimo e parliamo brevemente anche dell'utilizzo video, non soltanto fotografico con il cellulare, anche se è una cosa che sicuramente viene fatta in altri workshop all'interno del Mojo, ma per parlarvi del video con finalità giornalistiche. Il video in questione è questo, che è un video che sicuramente avete visto ovunque. Aspetta che provo a fare. Io ho realizzato il video, quello di Simone di Torre Maura. Questo video, non stiamo più a parlare adesso di come è stato realizzato, perché dei contenuti, Casa Pound, Simone eccetera eccetera, ma del fatto di essere presenti su una scena con un telefonino, anche in una situazione, io farò vedere l'ispezione, andrò avanti velocemente, tanto lo conoscete immagino, no? Per farvi vedere la consapevolezza appunto della ripresa fatta con uno smartphone, piuttosto che un giornalista televisivo che arriva lì con la telecamera e col microfono. La versione integrale non l'avete mai vista, quello che avete visto sui giornali, che avete condiviso anche voi, avete lavorato, avete visto, è una versione montata. Quindi la situazione è questa: io ero là vicino, sento quello che succede, e di contro a me c'era soltanto questo signore con un telefonino, che è un esponente, un collaboratore di Casa Pound, una persona che si sono portati loro per fare la diretta. Io stavo dall'altra parte, sempre con questo telefonino basso. Sentite? In questo caso io vengo scambiato per vengo scambiato per una persona che partecipa a questo discorso. Cioè io sto lì, faccio la ripresa, nessuno si accorge di me. Sì, un passante, un curioso, uno che sta, uno dei tanti col cellulare. Fino a quel momento eravamo soltanto io e lui, perché nel video di Casa Pound il suo controcampo ci sto io dall'altra parte col telefonino. Questo che vedete con gli occhiali è un mio collega che comunque fa anche video, ma comunque non, ancora non si era acceso perché non ha visto lo sciame di giornalisti intorno che poteva dare, e il fatto del sta succedendo qualcosa.
non mi sta bene che no. È una minoranza cambia tutto. Sembra una minoranza, è una minoranza che sì, siamo. Vedete, passano le telecamere, ma non se ne accorgono. Sono una minoranza, io spero che con questo stesso spirito, questo ragazzo andando per gli altri. Andando avanti continua a rimanere solo io. A un certo punto si accende un attimo, mi vedono, perché io stavo facendo il video, hanno incominciato anche altre persone a utilizzare i cellulari, vedete, mano a mano aumenta la pressione mediatica, e vedete la telecamera ancora è ferma, incominciano ad ascoltare quello che si diceva, e dei tuoi parenti, delle cose, o per le scuole, o sei più contento che vadano per questa accoglienza che non mette, che ripeto, per quello che ne puoi pensare, non gli mettono i soldi in tasca ai loro, sono tutti cellulari, continuano a essere cellulari, loro continuano a essere nella loro assurda discussione tranquilli, cioè proprio come se non ci fosse, cioè si questo è il momento in cui lui gli mette la mano in faccia. Qui come vedete sotto Simone non comincia a uscire un microfono. Oggi tu padre, tu madre, come me, cioè di come te, ci hanno assenze da tutti. Quando è a scuola casa avete segnato il buco del buco, lo sai perché? Perché mi ha lasciato casa da sua, lei quelle notte, e mi voglia esce alle 4:30 di mattina perché lavora sulla gradina, alla clinica, attaccherò tu perché esce alle 4:30 di mattina perché io, il comune di Roma, qua dentro a Torre Maura, non ce l'ha nessun servizio. Se questa cosa qua la sto facendo. Adesso che appunto i toni si incominciano ad alzare un po', incominciano ad arrivare altre telecamere, altri microfoni che tengono addirittura i ragazzi, qualcuno ha dato da reggere il microfono a un ragazzo, ecco vedete, mano a mano la situazione si scalda, incominciano a fare le domande, lui comincia a dare delle dichiarazioni rispetto a quello che sta dicendo. Noi di Dottore Maura, io non so questo è l'ultimo minuto in cui ci sono già le televisioni in cui io mi devo spostare anche per cercare un'immagine migliore, ci sono anche altre telecamere, sentite quello che accade. È questo ragazzino qui non sa niente, ma vattene qua, non sa che cosa significa, mi ha detto, non sa niente, te l'ho spiegato prima, sono venuto perché io adesso volevo far vedere, perché ieri mi sono vista la diretta tutta quanta mi sono vista, e che non ho capito la bella statuina là, una bella faccia che viene, sì certo, adesso noi aiutiamo, noi siamo andati a casa, quando venimo qua famo quelle rimane, io so bene così, e certo che ne so bene, che devo sapere, che devo essere formato come al 100%, e però è nato. E però è che io voglio dire a sta gente della prima capoccia, ma se capire, non per forza andare contro a tutto quello, cioè non per forza avere ragione la gente solo perché sta mettendo la luce. E tu sei di questo partito? Io di questo partito. Ah, sto andando, ma non lo puoi riprendere. Non lo puoi riprendere, non può parlare, viene portato via dai giornalisti. Quando si sono accorti che c'erano le telecamere, non lo puoi riprendere. Cioè il finale, che vabbè logicamente non è stato messo, è questo, c'è una domanda di una giornalista, non lo puoi riprendere appunto perché c'aveva la telecamera, io col video, col telefonino ho fatto l'integrale, capito?
torniamo. Sì. Sì, ma quella è una manifestazione. La carta di Treviso non lo c'è. I minori possono essere ripresi, possono essere fotografati in tutti i luoghi in cui ci sia una manifestazione autorizzata. Quella è una manifestazione autorizzata. Del clima del ieri. Anche ieri, cioè la stessa Greta, la stessa, magari Greta aveva i genitori che firmano. No, era proprio il problema di questa, che era magari una sostenitrice di Casa Pound, un abitante, eccetera, eccetera, che ha impugnato il fatto che c'era la telecamera. Lui è un minore, non lo puoi riprendere, perché sapeva però dei contenuti, aveva assistito a tutto quello che si era detto nei 10 minuti precedenti, fino ad arrivare, cioè un conto è che lo stai a un cellulare che magari veramente è il passante e se lo rivede a casa, un conto è che lo stai a canale 5, Rai 1 o alla 7, questo è. E questo è reale, questo accade con le foto, accade con i video, accade con il lavoro di tutti i giorni. Domande, siamo qua. E se non ce ne sono, grazie. E poi per chi viene fuori e andiamo a fare. Ah, no, ultima cosa, scusate, mi dimentico. E sempre l'utilizzo rispetto a quello che sono i cellulari, scusate, sì, prendo mani sulle cose. E rispetto all'utilizzo della fotografia col cellulare, che è sempre meglio definita e regge a delle stampe migliori, anche le case come Profoto, che è una casa produttrice di flash, ma di flash di alta gamma per l'illuminazione fotografica, ha incominciato a tirare fuori dei flash. Eccolo qua, questo adesso è acceso, che dialogano con un'applicazione. Questo facciamo venire anche il ragazzo che ce la spiega meglio, perché io non sono un... Grazie per il ragazzo. Esatto, 30 anni fa, comunque grazie. Ci spiega un attimino come si è evoluto anche nel campo della fotografia mobile e dei lavori il poter utilizzare dei flash e dei diffusori di luce anche per fare degli stand-up televisivi o minimamente... Sì, anche qui, come stava dicendo Alessandro, vince la dimensione, nel senso che questo, vedete, è piccolissimo, questo è un flash che volendo fa anche da luce continua, quindi potreste utilizzarlo per fare anche qualche piccolo video. È stato studiato per utilizzo soprattutto con smartphone, infatti l'abbiamo pubblicizzato parecchio negli ultimi 10 giorni, è un prodotto di 10 giorni fa, veramente 10. L'abbiamo pubblicizzato soprattutto per utilizzo con smartphone, perché vediamo che questo è il futuro. E adesso qui non vi voglio tediare, ma la realtà dei fatti è che comunque il mercato delle macchine fotografiche tradizionali è in crollo, ma proprio letteralmente in crollo, con unità vendute. Il futuro è sicuramente su smartphone, ci sono smartphone sempre più evoluti. Immagino avrete visto la pubblicità del nuovo iPhone 11 Pro, sostanzialmente il video che mi sono visto io 80% parla di fotografia, poi a un certo punto hanno detto che il processore era molto veloce e la batteria durava di più, fine. Il telefono, boh, non si sa. E quindi l'evoluzione è questa, e sempre di più il mercato dei fotografi viceversa rispetto a quelle macchine fotografiche è inversamente proporzionale. Sempre più fotografi, sempre più operatori che quando sono in giro fanno le foto per passione, perché gli piace, perché pensano che siano belle, giusto o sbagliato, e quindi si fanno degli strumenti per aiutare questa passione, per fare cose molto creative. Qui questo può essere utilizzato anche con delle gelatine, con delle griglie, insomma permette di fare veramente tante cose diverse. Non vi voglio tediare oltre, anche perché tanto io sono là fuori, quindi se aveste delle domande per fare degli approfondimenti vi aspetto al nostro stand, al nostro banco. Ben volentieri, Alessandro, grazie mille e complimenti per la... Logicamente c'è anche l'utilizzo con macchina fotografica, quindi potete utilizzarlo sia con l'applicazione che con la macchina fotografica. Questo... No, non sta niente su. Se qualcuno ha qualche domanda, non voglio scappare. Cioè, logicamente questa è un'evoluzione, perché... Sì, ci vuole un apposito telecomando però, che va messo dove normalmente si mette il flash a slitta, quindi va messo sulla slitta, dopodiché questo telecomando lo abbiamo per Sony, Nikon, Canon, Fuji e anche Olympus, questo telecomando dialoga col flash, quindi lo posso utilizzare anche con la macchina fotografica. No, il flash assolutamente così, anzi
qua c'è questo pulsante bianco, il pulsante bianco serve per far partire lo scatto, non il flash, cioè lui interagisce col telefono sostanzialmente. Ah, ecco, ok, lo accendo, lo vedi? Sì, poi connetti. Ah sì, sì, la telefonata adesso. La telefonata ovviamente adesso. E sostanzialmente io faccio partire lo scatto, non soltanto il lampo, da qua. Ma fa solo un tipo di luce? Come? Fa solo un tipo di luce? Solo fredda o solo calda? No, allora, siccome è LED, cioè, la app ti permette di regolare la temperatura colore, quindi da freddissima a caldissima. In aggiunta abbiamo le gelatine anche che correggono la temperatura colore, e poi l'app ti permette di lavorare anche sul bilanciamento del bianco, quindi è abbastanza completa, cioè una camera vera e propria. Col 6 no, dal 7 in poi, vero? Dal 7 in poi, dal 7 in poi. Allora, il modello questo, che è quello, diciamo, per utilizzo anche con macchina fotografica, costa 500 euro ribato, quello per utilizzo solo smartphone 300. Ah, un'altra cosa importante per voi che fate questo lavoro, immagino, la ricarica avviene attraverso una presa USB, e una volta che è piena carica fate all'incirca 2000 lampi alla massima potenza, o 2000 scatti alla massima potenza. La potenza è regolabile, quindi se scendete ne fate 3, 4, 5, 6 mila. Grazie. Grazie mille. Ultima cosa? Una domanda. Sì, vai. Vai con le domande. Allora, io volevo solo dire una cosa sullo smartphone, che secondo me è molto significativo nel lavoro di entrambi, ma sarà ancora più importante con l'evoluzione dell'arte. A parte il multi-obiettivo come l'iPhone 11, cioè, tre obiettivi che coprono quasi tutti tranne un teleobiettivo, quindi diventa super potente come macchina compatta, ma più che altro quello che mi interessa è il discorso tra la fotografia tradizionale, che era quindi una superficie sensibile alla luce, che sia un film, una pellicola o il sensore, a quella che lui chiama computational photography, che cioè il fatto che l'iPhone non va solo a catturare la luce, ma fa tutti dei ragionamenti dell'analisi dell'immagine e la compone o la migliora in alcuni punti. Sì, che quello per me è un deficit, perché voglio darlo io il senso alla foto, cioè non me lo deve fare l'iPhone con l'algoritmo, perché pensa che è buio e quindi mi dà delle ombre. Se voglio fare una foto al buio, la voglio fare al buio. Quindi quello è un problema che poi si affronterà quando, ma già con il 10 già ti fa l'HDR lui come pensa che sia giusto in condizioni di luce scarsa. Ma scusa, qual è la domanda però esattamente? No, la domanda è come faremo, cosa come faremo quando saranno le macchine e decideranno per noi? No, c'è un aspetto che in realtà è, da un lato sta diventando lo smartphone migliore di una fotocamera, anche una super reflex full frame, perché alla fine riesce a migliorare intanto la foto, almeno quando l'algoritmo è efficace. Dall'altro però lascia meno possibilità al fotografo, e quindi magari il fotografo perde un po' di libertà sulla Sai che c'è, secondo me, che non so se... Ma è già alcuni anni che esiste un dibattito nel mondo della fotografia e nella fotografia di reportage in particolare sull'iperrealismo fotografico, cioè queste immagini che sono così completamente a fuoco dappertutto, che diventano delle immagini che non ti coinvolgono, al contrario. Credo che magari sono un naif ottimista, però siccome chi c'è dietro l'iPhone, chi c'è dietro sono delle industrie che seguono il flusso dei soldi, e se si vedrà, si constaterà che l'iperrealismo in fotografia è più dannoso che altro, e che i fotografi si rivolgeranno a delle magari applicazioni che invece continuano a far decidere il fotografo se aprire o chiudere i neri, cioè che trasmettono comunque un minimo di imperfezione, che fa parte anche del coinvolgimento che una fotografia può dare, non avremo questo problema. Oppure le nuove generazioni e quelle che verranno saranno talmente abituate a una lettura dell'iperrealismo che a quel punto non ci sarà più il problema di vedere delle fotografie esposte, anche che sono più dei collage
soprattutto in grandi dimensioni sono abbastanza, io le trovo abbastanza repulsive, perché non è la realtà che vedo nei miei occhi, per esempio, no? Che comincia anche un po' a indebolirsi, ma in generale, insomma, quando si è privi di un'imperfezione diventa meno interessante. Non so per voi, a me un muro completamente liscio, un muro con qualche crepa, la decisione è fatta subito, no? Vado verso le crepe, perché quello è poi un po' l'imperfezione della vita. Penso che, spero insomma, che le grandi aziende in qualche modo faranno un passo indietro quando... E c'è sempre modo per, perché noi adesso parliamo di iPhone perché fa parte del vostro lavoro, del nostro lavoro, però il concetto del mio progetto era che in verità quello che è importante è quello che c'è dietro una fotografia, cioè c'è un pensiero. L'avrei potuto fare anche con, magari con una scatola di scarpe, un foro stenopeico, no? Perché no? Cioè se c'era un motivo per farlo, quello credo che non dovremmo mai perderlo di vista. Poi alla fine, come diceva Alessandro prima, dietro una fotografia c'è sempre chi l'ha vista e chi no, e chi no. E questo è anche il bello del cuore. Ha detto che quando lei vuole decidere direttamente che luce mettere, quindi vuol dire che esclude l'HDR dall'iPhone. Sì, sì, lavori con l'esposizione, sì. Prendi il punto luce, se sei in controluce puoi fare una silhouette e chiudi tutto, e lavori tutto, perché se sei in controluce l'algoritmo dell'iPhone... Tipo luce dietro e sì, fai, esatto, fai in modo che tu c'hai la foto para. Esatto, si deve vedere quello che... No, uso il microfono esterno a volte per qualche video particolarmente pregiato che devo fare per qualche cliente, ma se no neanche quello. Il video di Simone è fatto addirittura col microfono del... No, il flash. Sì, 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 cioè, no, non uso accessori che sia il flash, dico ogni tanto posso utilizzare un microfono. Poi il flash della foto, magari era una, no? No, una domanda, qualcuno di voi partecipa poi al photowalk fuori? Sì. Quanti siete? Tutti a mangiare gelato, eh? Tutti a mangiare gelato. Allora, c'è qui, vieni, che dobbiamo capire come organizzarci, perché abbiamo... Abbiamo finito, no? Penso. Sì, 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 assolutamente. Se non avete finito, dite, io vi chiedo domande, ma se vedo che non mi piace, certo punto, dimmi. E la sua è una cosa, quando vuoi decidere che sono un servizio e farci una mostra? Sì. Abbiamo visto prima il tuo mare, ovviamente, non troppo grande, ma il tipo di carta. Il tipo di carta, allora, dipende da chi... Cioè, se decido io di fare una mostra, vado dal mio stampatore e cerco una carta che sia con una grammatura piuttosto che più o meno migliore rispetto al costo. Se c'è lo sponsor e paga lo sponsor e qualcuno me lo ha, sceglie lui la carta, io zitto, posso dargli qualche consiglio, ma se no non me ne occupo io. Comunque avendo uno stampatore di fiducia, insomma, io vado da Luciano Corvaglia e ci si parla, si vede quello che è la resa, si fanno dei provini, si vede quello che è, poi si decide insieme. Grazie. Prego. Alessandro, sì. Una domanda. Prima, quando si fa vedere la carrellata sul terreno, sì. Cioè si può scegliere un colore bianco. Sì, per questo è per tutti i lavori, Però quando tu scatti, poi fai la post-produzione sul colore bianco e nero o già... No, con l'iPhone scatti a colori e poi post-produci in bianco e nero, sì, ma io comunque vi consiglio di scattare sempre a colori, ma pensate in bianco e nero. Cercare di capire come quell'immagine rende poi in bianco e nero. Hai detto che non utilizzi accessori, ma per esempio gli obiettivi che sono stati fatti nel tempo... Evitateli, cioè proprio il telefonino ha un limite e quel limite va rispettato. Non potete fare lo sbarco di Lampedusa dei migranti dal molo Favarolo a 300 metri con un iPhone,
neanche con quelli di teleobiettivi, serve la macchina fotografica. Se poi c'è il migrante che cammina e viene verso di voi e volete fare una box, la fate col telefonino, ma se no gli accessori lasciano molto il tempo che trovano. Col telefonino vale ancora di più quello che tanti grandi fotografi dovete essere vicino al vostro soggetto. Assolutamente vicino, dentro al vostro soggetto. Sì. Quelle dell'iPhone che danno, voi lo collegate, spingete il tasto centrale e scatta la foto. Certo. Ma adesso ve lo faccio vedere, lo vediamo fuori. Datela a vedere. Silenzio un attimo, se no non sento le domande. C'era lei? Sì. Sì. No, io ero visibilissimo, io ero lì, ho sentito questa cosa, ho detto bombe di questi, cioè, i primi 2 minuti, io il primo minuto e mezzo non l'avevo neanche capito io. Quando ho visto che c'era questo dibattito interessante non ho fatto altro che fare questo. L'audio senza cuffie, questo vi aiuta il microfono, sì, ma anche per l'audio, se dovete fare una box e poi attaccate il coso e parlate con lei in questo modo, l'audio è più pulito, non c'è rumore, capito? È come se aveste gelato. Lo fate con questo. Sì, il microfono. Questo microfono, c'è un microfono, tutto è fatto. Allora, aspetta, chi c'era lei oppure sì? Guarda,